Ciao belle, ciao belli, ragazzi, ragazzi. Allora, già! Io dovevo fare i capelli, ma ok, quindi portiamo prima fuori Ugo, va bene. Ciao love. Allora, siccome oggi ho voglia di truccarmi perché è una vita che non mi trucco e poi vi voglio far vedere un po' di cosucce. E poi vi faccio vedere pure la palettona, quella famosa del Get Ready che ve lo metto qua. Anzi no, del Get Ready, dell'Haul. Mentre Pippo dorme, quindi non posso urlare. Cominciamo. Allora, vi faccio vedere un po' di robetta. Mario, non vi avevo fatto vedere. Insomma, ti sono. Sì. Tieni aperto, allora, se no non sento. Allora, questo è lui. Quello che vi avevo detto. Però il problema è che non tinge. Cioè, sì, ciao, non tinge. Oh mio Dio, ma aperto. Non è vero, non tinge, nel senso, non regge un cavolo. Illuminare illumina, ma non regge. Presa a bocca per niente. Allora io avrei già fatto ciglia e avrei già l'ostia divina, il mascara, il telefono. Ce la possiamo fa. Ok, allora qualcuno di voi mi ha detto, allora questo non è malvagio perché illumina molto, però non regge come primer praticamente niente. Allora, che vi volevo dire? Dunque, voglio vedere se riesco a fare un get ready e allo stesso tempo parlarvi senza perdermi troppo. Allora, questo è quello della Wet n Wild che vi avevo detto e questa è una beauty blender che mi ha regalato ieri Andrea con un pacchettino di roba. Visto che io non uso mai la beauty blender e tutti la usano e vedo che comunque l'applicazione è più bella, si vede, questo sì. Però, però io non ci riesco, bene o male, è molto lenta l'applicazione, no? Proviamo, perché questa sembra anche un po' caruccia come beauty blender, cioè piace. Vanno bagnate da quello che so io, però mo proviamo a metterla così e via. Infatti così e via non mi sembra che sia un granché. Però forse non è neanche adatta per il correttore. Vabbè. Ok, e poi mettiamo, questo si toglie a questo punto. Ma avevate detto che volevate vedere questo in azione. Vi volevo far vedere l'Yves Saint Laurent, però tanto comunque... Preferisco questo per adesso perché l'Yves Saint Laurent è un prodotto. Allora, voglio provare a darlo mezzo con la beauty blender. Penso che è tipo a questo punto 3 anni che la gente usa la beauty blender. Arriva Camilla dopo 3 anni e comincia ad usare la beauty blender. Come la vedete? Vabbè. Allora, io so, non avendole mai usate, non... però so che si usano bagnate. Mi sembra un po' troppo... Sono diventata un cadavere, bimbe, io vabbè. Senti, io la stingo da me col pennello, la stingo. Allora, cosa dirvi di questo fondo? Questo fondo dovrebbe essere correttore e fondotinta. Allora, è bello corposo. Ora non mi chiedete quanto costa perché non me lo ricordo. Perché l'ho comprato tipo a dicembre, mi sembra. Insomma, prima di partire, comunque adesso è troppo scuro per me, vedi, non va bene. Non so truccarmi prima gli occhi e poi addosso, non lo so fare proprio. Vedete? È un po' scuretto per me, non mi garba, però. Allora, è abbastanza coprente, però allo stesso tempo non vi dà poi questo gran mascherone. Allora, siccome finalmente Andrea mi ha fatto provare per la prima volta sto famoso camouflage della Catrice, che da tutti l'ho sempre sentito, io non sono mai stata capace di poterlo usare, perché da me la Catrice non c'è. Ora! Quindi proviamolo e testiamolo subito all'imballo. Allora, vabbè. Cioè, sto bambino oramai ha preso la residenza, cioè non se ne vuole andare più. Sì, ma non andare lontano, eh. Cioè, non succede. Dai, poi se vieni su ti faccio sti capelli, però... Allora, stavo cercando il pennello, però va bene. Okay. Ok. Mi sembra non male, non male. Dunque, scusatemi, ma ho diversi video da farvi finalmente, anche quello di Zaful, che mi è arrivata la robetta. Non posso, comunque non sono riuscita a farli perché qui è tutto avanti e indietro.
Ora Pippo anche lui si sta dando da fare a bestia. Anzi, meno male che c'è Pippo, perché altrimenti tante cose non le potremmo neanche fare. Quindi Pippo forever. Cioè, lo vedete questo colore non c'è semo? Non c'è sta. Parari con si con sa. Non c'è sta. Va bene. Oddio. Babbo è all'ospedale, ve l'ho detto. Comunque oggi gli hanno dato... Il problema di babbo era dovuto dal dolore, perché ultimamente aveva un sacco di dolore, il problema era quello. Quindi ora che gli hanno messo un po' di morfina si spera che la cosa migliori, perché se lui si butta giù è un casino. Perché quando ti butti giù la testa fa un buon 70% di... Vabbè, comunque... Allora, volevo fare un get ready così, nel senso le... perché vi volevo fare un trucco con questa palette, perché ho visto che mi avete detto e tante di voi l'hanno presa. Fatemi sapere, perché secondo me... è valida. Andiamoci un po' di scuro qui, tipo. Cioè, mi tocca scurirmi le puppe. Dai, vabbè. Ah, c'è il Cosmo Prof e c'è pure... stata l'apertura di questo benedetto negozio della Sindina a Bologna e io non ne sapevo naturalmente un cazzo, perché io sono la ragazza più social in assoluto, non seguendo Instagram, no, sì, cioè la seguo la Sindina, ma non è che sto a vedere ogni cosa che posta, e quindi naturalmente io non sapevo, scusate ma i capelli bisogna me le leghi in quell'altro modo e non mi rompano le palle, via, scusate. Allora... comunque, dopo vi faccio vedere un illuminante che quel pazzo di Andrea mi ha mandato. Allora, e quindi niente, io arrivo sempre dopo la music. Se non c'è il mio cugino che mi dà il suo appuntalapis, qui la situazione è deleteria. Shut up! Allora, ho fatto le ciglia perché tanto se no mi ci vuole... mamma god! Mi ci vuole un bottissimo. Ah, vabbè, fatto sta che nemmeno al Cosmo Prof, vabbè, io oramai ho 10 anni un po' al Cosmo Prof, ci andai quell'anno che facevo il corso di estetista, mi avete chiesto di parlarvi del corso di estetista. Allora, innanzitutto io ho un caldo, Filippo, ma lo sento io caldo, se no? Ok. Quindi casomai ve dico due cosette, no? Allora, io non ve ne parlo, allora, non ve ne volevo parlare principalmente perché io ho fatto un corso qui a Siena, alla Cefuart, che vi posso garantire che non lo consiglierei a nessuno, perché comunque costa una balla e sono dei mongoloidi, nel senso... ecco, ci siamo belle intese. Allora, comunque... oh, io sto battendo tutto. Mi do un pochino di OC3, vediamo perché... ce l'ho qua... Allora, io ho fatto il corso da estetista perché quell'anno per me fu molto... un anno introspettivo. Allora, questo è quello della C3, quella marca che si chiama 3CE, ed è fantastico. E, era un anno introspettivo nel senso che avevo fatto il corso da estetista nel 2000... un botto fa. C'è un'esagerazione di tempo fa... E sinceramente era un lavoro che comunque, come ho sempre detto, richiedeva un sacco di... richiede un sacco di pazienza mentale, un sacco di fisica, un sacco di... cavolo, insomma, un lavoro abbastanza impegnativo. Siccome in quel periodo non avevo lavorato parecchio, come OS, allora... fatto ciò, vi volevo dire una cosa, vediamo se mi metto, che vedete abbastanza meglio, perché la grande Hami riesce sempre a fare delle inquadrature da merda. Allora, ce la posso fare? Io penso di no oggi, però ci si può provare. Desert Sand, allora, spiattelliamo comunque nella... questo, che è... un desert sand, una marca che presi da una ragazza che c'aveva il catalogo, che c'ha questi colori così, ora questo è il sabbia, però erano un viola, un rosso e un nero pazzeschi, il viola e il rosso erano da pazzi. Comunque, in quel periodo avevo deciso di fare qualche altra cosa, perché comunque era... che cazzo di anno era, ora ci penso? 2006, mi sa. Quindi un pezzo in là. Allora... cominciamo la nostra palettuzza.
E poi dopo vi faccio vedere una cosa da pazzi che mi è cascato. Allora, è caduto un ombretto. Ora io ci tiro una porca. Allora, dopo una serie di porche che non posso dire, meno male era quello dei glitter, di modo che non dovrebbe succedere niente di grave. Vabbè. Comunque, fatto ciò, adesso, dopo aver tirato una serie di lande quelle, si prende questo rosetto e gli si dà un po' di... Allora, cosa volevo fare io? Volevo fare questa cosa che comunque, siccome il mondo dell'estetica... Certo, Cami, truccati così, così loro vedranno moltissimo di quello che fai. Perché sono così ritardata? Ok. Allora, devo essere sincera, in quel periodo comunque il trucco non era... sì, mi piaceva, ma... Non avevo neanche pensato, devo essere sincera, a fare la truccatrice. Quindi cosa feci? Niente, cominciai a fare il corso da estetista con la possibilità di avere... il corso costava 10.000 euro, 10, 2 anni, perché poi il terzo ti serve per aprire un negozio. Però io comunque ne ho fatti 2, perché dopo 4 anni che lavori in un posto puoi anche aprirlo, no? Così ho evitato di comunque spendere altri soldi, perché ragazze, io per noi 10.000 euro, poi vabbè, un po' me l'ha rimborsato la regione con la carta ILA, che è la stessa cosa che vorrei fare adesso per il corso di tatuaggio, perché comunque voi mi direte quante cose fai, lo so, però sono sempre cose lavorative che comunque ti fanno comodo, nel cesso non ce le butti e quindi va bene così. Però, fatto ciò, voglio andare pure sotto a dargli un po' di rosa con uno sfumarello, ma che bel castello, ma che bel castello, Marco un di rondi ronda. Mio cugino non le manda un culo perché vorrebbe dormire, poi mi dice, sta pensando, l'ho visto con gli occhi, ma che cazzo dice questa? Però sai, lui oramai è da una parte abituato. Ecco, guarda, mi sono toccata con i glitter. E niente, ho fatto sto corso, nel quale corso poi ho speso altre 800 euro per fare il corso da onicotecnica. Per chi non lo sapesse, l'onicotecnica è quella che fa le unghie e la ricostruzione. Volevo fare la micropigmentazione, il tatuaggio, la sopracciglia, però era veramente caro, 3.000 euro, e infatti ora ho pensato di fare quello invece del corso di tatuaggio, perché? Perché comunque è già inerente al mio, a ciò che faccio. Comunque, allora, la scuola non mi è piaciuto molto, perché? Perché essendo... Noi siamo andati a sentire la Dora Bruschi, che è una importantissima scuola d'estetica a Firenze. La sveglia, questo è un po' più caldo. Si era già andata a sentire con la mia mamma, ma il prezzo di cotesta scuola, era di molto alto, era anche quello tipo 15.000 euro, forse di più di 15.000 euro, ora io non ho rimembranza, però fatto sta che comunque su Firenze c'era il bus da metterci, invece a Siena ci andavo da me con la macchina, a parte quel periodo mi sembra non ce l'avevo, quindi c'era comunque il bus da metterci, però mi poteva accompagnare mio babbo prima di andare al lavoro, o il tram, insomma, mi hanno sempre accompagnato perché il tram era degli orari che non combaciavano. Però. Comunque sia, io vi posso garantire che se lo fate magari in una scuola bella e buona, come può essere una Dora Bruschi a Firenze, può essere tutta un'altra storia. Se fate come me, cioè, per carità, però io ho imparato tante cose, poi va bene, le impari al di fuori, però la mia non è stata una grande esperienza, devo essere sincera. Allora, oh, che? Allora. Ah, l'hai fatto? Toccavo spaccare la porta. Perché? Non si sentiva. Neanche Filippo ha sentito allora. No, da una pedata si è aperto. Dai, amo. Che cazzo dici? Fa la pelli. Ora arrivo, dai un attimo. Arrivo. E niente, vabbè. Quindi l'unico anno in cui sono andata al Cosmo prof è stato quello. Ora faccio i capelli neri al mio amore, che è bellissimo con i capelli neri lui. Si fecero d'estate, quando si stava a Caldana si fecero.
E niente, questo è, quindi non è che vi posso raccontare tantissime cose perché vi ho detto è stata un'esperienza un po' così, però, e poi naturalmente nel crescere anche imparando più cose d'estetica ho scoperto che comunque il make up era la mia grande passione. E quindi adesso con un pennello un po' più piccignaccolo andiamo a prendere questi due coloroni belli, perché uno è un marrone ma questo è un viola pazzesco che a me fa impazzire. Allora, anzi, li si dà prima di questo, che è questo rosso. Ok, e niente, però se è una cosa che vi piace ci sono queste possibilità, che appunto la regione vi rimborsa, ci sono dei corsi che la regione rimborsa proprio. Naturalmente persone che non lavorano ci devono essere dei requisiti, però appunto dateci un occhio. Amore, fammi finire un secondo, va bene, guarda, mi do questo e poi vengo, tanto almeno poi nel frattempo che io faccio il video ti rimani ad aspettare il colore. Aspetta, ci vuole pazienza con il mio amore, così. È geloso, è come se fosse geloso di voi, no? Che non vuole che vi do attenzioni, le vuole tutte lui. E infatti, le vuole lui e basta. Vai. Allora, one moment, ritorno. Eccomi, ho fatto la tinta al mio uomo meraviglioso. Dunque, ora che ho dato un pochino di questo colorino, rosino. Si sfumicchia. E quindi niente, ora vi volevo dire, ah, e vi parlavo del corso di estetista, quindi nel senso, se vi piace, perché no? Però come tutte le cose, guardate se riuscite a fare un buon corso. Adesso si mette quelli più scuri. Forse mi hanno attivato i minuti. Vedete bello il mio uomo Mario? No, ancora no. Te l'hanno attivati? Non lo so. Va bene. Ora prendiamo questi un po' più scuri e andiamo all'esterno, quindi niente, vabbè, questo è tutto ciò che vi piace, bimbe, nel senso, va fatto, queste sono cose che... Allora, io sono dell'idea che si deve lavorare una vita, no? La cosa importante è che riusciate a trovare magari un lavoro che... Ragazzi, vi faccia svegliare con gioia la mattina, questa è la cosa importante, essenziale. Poi per carità, non è che a me non piaceva fare e non piace fare il loss, però comunque è un lavoro impegnativo di testa, è un lavoro un po' le particolari, specialmente per una persona come me tutta tatuata e tutta piercingata. Io non mi vorrei tatuare in faccia qui sotto argo, sotto al mento, però naturalmente adesso devo un attimino valutare quello che farò, perché poi comunque si sa, l'Italia è pure abbastanza chiusa di mentalità, quindi, però vabbè, niente, quindi il mio ultimo Cosmo Prof è stato primo e ultimo, diciamo, perché ci sono andata solo quella volta lì. Comunque, io non so mai niente, sono la ragazza meno social di YouTube, che palle. Comunque con la Lavi e il mio uomo ci andiamo, abbiamo deciso. Allora, a parte che tanto devo andare a Bologna a trovare una ragazza che ho conosciuto, che è fighissima, l'adoro, lavora da MAC, poi bravissima. Allora, mettiamo un po' di glitter. Non ci metto mai così in un fondo per fare un po' di, almeno mi verrebbe un po'. Allora, mettiamo un po' di glitter dorati, come li mettiamo? Sì, dorati, e vi faccio vedere come si spiaccicano da soli. Col pennello così, ma con le dita viene meglio. Comunque, per chi non è stato al Cosmo Prof, andateci perché è favoloso. E c'era pure Jeffree Star, mi è stato detto, quindi non potevo veramente perdere la cosa più meravigliosa, che infatti poi ho perso, però vabbè. Non sono abbastanza informata, devo essere più socialmente informata e voi mi dovete aiutare. Il mio musical preferito è How to Succeed in Business. Ok, basta, io ci metterei anche un po' di, perché i colori bene o male sono questi.
oramai un controtono non ci viene, quindi prendo un qualsiasi colore più scuro, per esempio dalla palette della Ofra, e ce lo sbattiamo sopra, ok, anche questa cosa non è. E poi vi faccio vedere la svolta delle svolte che mi ha mandato ieri quel pazzo di Andrea, che manca poco, batto la testa per terra e mi devono ricoverare. Cioè, bimbe, mi fate morire. Lui in caso è un bimbo. Mi fate morire. Cioè, mi fate veramente degli attentati alla vita. Io, boh, che ve devo dire? E io ve lo dico, non mi dovete spedire niente. Miseria ladra, mi fate poi sentire in debito, mi fate... E io non mi posso sdebitare, porca troia. Segno angelo, fammi da guida. Ha una vaga idea del motivo per cui non è stato arrestato. Perché non ho fatto niente. Ok, mettiamo pure sotto un po' di nero e siamo a posto. Allora, ora ce lo mettiamo prima con questo. E poi ce lo spiattelliamo con quell'altro pennello. Che venga più sfumato. Comunque io voglio veramente fare i complimentoni alla Cindy, perché per arrivare veramente dove è arrivata lei ci vuole brava, brava. E poi deve essere una soddisfazione immane. Cioè, riuscire a fare quello che ha fatto lei, bimba, è veramente, veramente una grande soddisfazione. E però la cosa è... Allora, lei è grandissima, per carità. Non mi sei... È una grandissima... soddisfazione, però... Figliole, io vi vorrei anche dire che i sogni, cioè ce la posso fare, si realizzano, non vi dovete assolutamente fermare davanti a niente. Perché la Cindy è un esempio, perché la Cindy ha cominciato veramente dal niente anche lei, e quindi bimbe, si può fare, si può dare di più. Solo non vi dovete assolutamente buttare giù e ci dovete credere nelle cose. Ma poi oggi c'è YouTube, c'è internet, comunque anche oggi come oggi è molto più semplice rispetto a prima riuscire a trovare o poter fare tramite questi social. Quante sono diventate modelle grazie a Instagram e i vari modelli seri non l'avevano prese? Oramai grazie a internet si riesce a fare tantissime cose, quindi siamo pure fortunate. Finish! Allora, dopo questo basta, perché per me è anche troppo oggi, tanto cioè, devo uscire. E poi ultimamente mi sembra che siano tutti rosa, sti cazzarola di trucchi. Allora, mo ve faccio vedere a svolta dei svolti. Allora, intanto metto... la colla per ciglia finte, perché naturalmente un trucco non è un trucco senza ciglia finte, quindi qui dentro c'ho quelle più le migliori, e prendo anche quelle un po' più semplici perché non voglio niente di... mettiamo queste perché vorrei mettere quelle strafighe della Lotus, però purtroppo le devo lavare queste ciglia perché so tutte... Se no, queste qui della Wycon, che sono molto molto belle. Vai, mettiamo la Wycon. Però anche la Wycon andrebbe lavata. Naturalmente è uscita la Fenty Beauty, me l'ha detto il mio Ale. Amore, questo è molto tardi. No, perché dopo ti ci devo lavare la testa. Ok. È uscita la Fenty Beauty e oh my god. E niente, vabbè. Tanto ora come ora io non posso comprare troppo. Non posso perché teniamo i soldini da parte, non possiamo sperperare più di troppo. No, mi hanno attivato i minuti, i messaggi e basta. L'internet, guarda lì. Perché no? Internet no?
Allora, che le volevo dire? Ora mi devo attivare la... Ok. Vi volevo dire qualcosa, ma non ho rimembranza. Cioè, anch'io è inutile che cerchi di... Ora che mi sono ripresa, e mi ricordo le cose, ok, ma non esageriamo, come vedete poi, no? Vabbè. Cerca di fare un po' più piano. Urla. Che andava a letto la sua mamma. La mia mamma è stanchissima, raga. Questa situazione è una merda. Mio babbo è sempre all'ospedale, però niente. Si è pisciato nel battesimo da noi, si dice. E noi oltre ci si è fatto di tutto in quel battesimo. Veramente, guarda, guardate, non c'è pace. Comunque, vabbè. Adesso mentre vi faccio vedere la cosa più sconvolgente della vita, cioè vi volete sentire male, vi prego mettetevi sedute. Come fa a non amarvi? Come? Voi ditemi come posso. Allora, Andrea mi ha fatto, ti voglio mandare un pacchettino. Io gli ho detto, guarda Andrea, no. Come ieri sera una ragazza mi ha detto, Cami, ti voglio mandare un pacchettino. Ragazzi, no. No. Ma non perché non li voglio. Cioè, però, non voglio che... Io non riesco a spiegarmi, magari. Non voglio che magari spendiate dei vostri soldini che potreste spendere per altre cose. Io che già voi mi seguite, mi sostenete sempre e comunque, per me è già importantissimo. Quindi, vabbè, allora questo è Eclipse ed è l'illuminante di Jeffree Star in collaborazione con Manny Mua, che anche i rossetti sono molto belli. Allora, questo è il pack, ve l'ho fatto vedere l'altro giorno in una stories. E brutto è questo. Lui ha detto non lo usava, gli ho detto come, perché tu non puoi usare una cosa del genere? Allora, usiamo questo che io sono senza parole, figliole. Non lo posso mettere estremamente nel naso perché avendo il naso molto... Anzi, se riesco... lo vedete com'è? Cioè, avete visto cosa non è? Vediamo se riesco a farmi un po' di contouring in questo nappone da un chilometro. Se avessi magari il pennellino. Purtroppo non ho il pennellino adatto. Allora, stamattina ho fatto la stories e mi è arrivato un lip. Meglio di niente, dai. Un lip pagato naturalmente 1,20€ e non è il vero. Allora, non mi metto naturalmente niente lì. Solo lui. Mi vorrei mettere il PC che mi hanno mandato loro sempre, ma Andrea ieri sera. Però no, perché poi divento troppo colorata, nel senso il PC è arancio. Preferisco, vedete, qualcosa di... Tendo a non farmi troppo spesso il contouring, però vabbè. Quindi adesso vediamo cosa mettersi di lip. E poi così facciamo il resto. Allora. Viola. Non ci sta. O mi metto quello che mi è arrivato ieri sera da eBay, che devo dire che è molto caruccio. Quel rosa che vi ho fatto vedere. Questo. Perché non vorrei qualcosa di troppo... Quindi o questo o questo. Però anche questo mi sembra molto molto scuro. Ci dovrei avere un mix in grey. Esatto, qui va, quelli molto più chiari. Ok, quindi vediamo. Allora, questo è
Honey Money? Sì, è abbastanza chiaro Honey Money, non è esageratamente, però lo vorrei più chiaro. Esatto, eccoci qua, ora sì. Però questo tende forse troppo al rosato. Eccoci qua. Questo non vorrei che mi prendesse troppo il colore del trucco, avete capito qual è il problema? Quindi proviamo l'altro. E chi si è visto, si è visto. Madonna, c'ho queste cose al lato della bocca, mamma. Ok, e ci si spiattella un po' di scuro perché è troppo chiaro, lo sapevo, non mi ci vedo. Eccoci, capolavoro finito. Devo dire che sono stata veramente brava oggi, dai, mi accontento assai. Mi metto le ciglia e torno per saluto. Allora, le ciglia fanno panico, nel senso, un trucco senza ciglia finte, ai ragazzi, ci sta. Però non c'è verso, io non le so mettere più come prima. Questa qua giù mi avanzava troppo spazio, era meglio se avanzava meno. Mi ci vuole un botto a metterle. Allora, il trucco è finito, spero che naturalmente vi piaccia, vi faccio le mosse quelle tu 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 tu. Vabbè, dai, basta. Faccio ridere un po'. Allora, comunque vi faccio vedere il trucco meglio che posso, naturalmente. Ok, ho fatto abbastanza la faiga. Allora, spero che il trucco vi piaccia. Il link della palette lo trovate nel video che io dico, faccio sempre così perché penso che il pallino sia qua e invece il pallino dovrebbe essere qua. Quindi vi metto qua il video dove ve la mostro. E trovate appunto nell'info box di quel video il link alla palette. Però tante di voi l'hanno presa, quindi non so quante ne trovate. Io e il mio uomo vi salutiamo, fate le brave, spippeggiate poco. Ciao boe.